Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Michela, ciao, buon anno a voi, buon anno a voi. Spero tutto bene. Ciao Valeria. Ciao Giussi, ciao Gabriella, buon anno a tutti. buon anno a tutti. Come state? Tutto bene? Avete passato delle discrete feste? Spero, spero stiate tutti bene e spero questo 2023 possa portarvi veramente tanta, tanta, tanta luce e tanta, tanta forza. Perché è quello che ci vuole. Ciao a tutti, ciao Tiziana, ciao Laura, ciao Rossella, ciao Maria grazie. Un carissimo saluto e un carissimo buon anno a tutti voi. Sono felice di vedervi oggi, che è il 2 gennaio, quindi subito dopo il periodo eh, diciamo della, delle feste e della, e della fine di questo 2022, che si è concluso. Il piccolino Michela sta benissimo, direi benone, alla grande, in salute, in forza, quindi tutti, tutti a postissimo. Grazie mille. E, stavo dicendo, si è concluso questo 2022, ci ha, ci ha portato tanto perché è un anno. Un anno di vita comunque è molto intenso. Se andiamo a rileggere un pochino indietro, io non sono molto per, per la quale nel fare dei bilanci, diciamo, chiudere gli anni in, moda in questa modalità. Ciao, Katia. Gabriella. Aspetta, mi è sfuggito. Ecco, finalmente possiamo fare un po' di dieta. Ecco, è la speranza di tutti gli anni, Gabriella. Però non lo so perché tutte le volte si vede che non ci metto l'intento giusto. No? La volta scorsa abbiamo parlato di intenti, è sempre l'intento che conta. Ciao Rosetta, ciao Anto, ciao a tutti. E, ecco è molto bella questa cosa della dieta perché tutti gli anni si dice sempre adesso dall'anno prossimo giuro che mi metto a dieta e poi dopo comincia l'uno, arriva l'uno inizia a finire gli avanzi del 31 quindi comunque dieta non ce n'è e poi via discorrendo quindi c'è sempre un buon motivo per rimandare, però diciamo che quest'anno ci mettiamo l'intento giusto, ecco abbiamo visto la volta scorsa gli intenti quindi approfittiamone di questa, di questa cosa, e, ecco Sicuramente, eh, appunto, a proposito di intenti, eh, nel 2023 abbiamo messo tutte quelle che sono le nostre intenzioni positive, eh, alcuni di noi magari hanno già programmato, altri invece no, eh, di fare qualcosa, di sperimentare qualcosa, di provare qualcosa di nuovo. E ogni anno è un po' particolare, no? Perché, ci, dicevo, io non sono solito fare dei bilanci su quello che è stato l'anno precedente, perché sono molto su un, un filone di continuità, ecco, anno dopo anno. Eh, però noto che effettivamente è un po' come se stessimo vivendo, e questo è stato già un po' detto, eh, in una bolla, no? un po' come se tutto fosse in, una, in un momento statico, in un momento di, di fermo, ecco, dove le emozioni galleggiano no? a, a mezz'aria, a mezza via, ed effettivamente quello che noi proviamo è un susseguirsi, un bombardarsi di emozioni che effettivamente non capiamo, non hanno né inizio né fine. E, ecco, in questo stato mi piace pensare che la cosa principale è che nascono, vivono all'interno di noi. Ecco, su questo 2023, io spero veramente di riuscire a raggiungere il punto dove nascono le emozioni, perché significa che eh, si riesce a raggiungere, ognuno di noi riesce a raggiungere quella che è la propria anima. E quindi, questo è il mio augurio nei vostri confronti, ma è il mio augurio a tutti, a chiunque possa e voglia frequentare quello che è un percorso. Spirituale voglia iniziare ad intraprenderlo e a muoversi in questo cammino. Quindi, questo è, è, è veramente quanto di più magico in realtà noi siamo in grado di creare: un'emozione che può essere nostra e può essere anche eh, regalata, quindi può essere data a qualcuno, eh, qualsiasi tipologia di emozione. Quindi, siamo delle, delle macchine perfette dove effettivamente dentro di noi. Diamo questo, no? Quindi regaliamo costantemente delle emozioni, è eh, un augurio, su... grazie, Eman... grazie Manuela, veramente, grazie mille. E... e proprio per questo le nostre emozioni si muovono e continuano a girare, continuano, eh, fanno veramente come un volano, no? E queste tornano indietro e ci ritornano nell'esatto, eh, come dire anche più cariche, più cariche perché quando, ciao Antonio, perché quando iniziano a girare le nostre emozioni iniziano a raggiungere i cuori di tutti gli altri, quindi iniziamo a capire quel senso di collettività che ci lega l'uno con l'altro e che fa di noi una meravigliosa differenza e eh, in questa differenza un'unicità. Quindi è un qualcosa di veramente particolare ed è questo che io spero nel 2023, nel capire che veramente siamo in realtà tutti uniti nelle nostre diversità, ma che possiamo come dire, mh, regalarci veramente tante emozioni. Ecco, sunto eh, della situazione, rinnovo gli auguri a tutti di buon anno, anche a te Loredana, grazie mille, per iniziare a intavolare, eh, ciao Katia, eh, il nostro discorso del nuovo anno, che riprende un pochino quello, quello precedente, ecco, non chiudiamo nessun capitolo, ma lo lasciamo aperto e lo, lasci, lo lasciamo evolvere. La volta scorsa abbiamo parlato di intenzioni, Beh, di intenzioni eh, e gli intenti più che altro, la parola intento che è quella che viene utilizzata per la maggiore in quelli che sono i percorsi spirituali. Quindi sappiamo che eh, per fare medianità, ad esempio, servono degli intenti giusti, degli intenti corretti. Sappiamo che si parla molto di disciplina, ecco, la disciplina è un intento, quindi il, il comportarsi in un determinato modo, il seguire un percorso di un certo tipo è un intento. L'intento che noi facciamo è quello che diceva Gabriella, quello di metterci a dieta ecco, per quest'anno, anche se credo che sia un intento che non si riuscirà facilmente a raggiungere, però come dire, ci proviamo e ci mettiamo in, in lavoro per riuscire a raggiungerlo. Ecco, e nel, nelle tante fattispecie delle situazioni, di ciò che può accadere in quello che è un percorso spirituale ma di qualsiasi tipo, parlo sempre di percorsi spirituali un po' a 360 gradi, ma poi entro un po' in gioco nella dinamica e mi piace anche ehm, parlarne ecco, con voi di questo, eh, nella dinamica proprio nello specifico della medianità, ehm, che quindi è il mio percorso e lì diciamo come dire riesco a giocarci abbastanza bene, cioè nel senso riesco a, ad avere più cognizioni di causa, è il discorso della fiducia. Allora, eh, questa sera vorrei parlare di fiducia e so che vado a trattare un argomento abbastanza ostico per tanti, perché, eh, perché la fiducia è un qualcosa di molto particolare, è un qualcosa di molto particolare. Perciò sono andato a guardare, come al solito, i significati della parola fidarsi e affidarsi. Assomigliano, assomigliano veramente tanto l'uno con l'altro, però in realtà hanno delle sfumature completamente differenti, perché dico affidarsi, perché in un percorso spirituale solitamente ci si viene anzi ci vengono a dire "Ma poi iniziamo a farlo anche noi di affidarci". E questo viene fatto anche nella medianità, si parla di affidamento al mondo spirituale, quindi di affidarsi al mondo spirituale. Ma che differenza passa tra le due? Perché il porre fiducia ad una cosa chiaramente ti porta un pochino ad affidarti, no? E in realtà non è propriamente così, perché fidarsi significa avere fiducia in qualcuno. Quindi io mi fido di te e nutro per te una grossa fiducia. <ride> Dopo ci può stare la stima, ci possono stare una serie di altre emozioni che. Ma l'affidarsi, l'affidarsi è un po' diverso. L'affidarsi significa concedersi completamente. Significa veramente dedicare tutto se stesso per l'altro e dire anzi, mi lascio guidare da te, che è una differenza sostanziale, perché vuol dire che io in questo momento mi annullo e mi rendo totalmente a disposizione e quindi mi concedo completamente quindi proprio una, una differenza veramente forte ecco l'affidarsi è un qualcosa che viene testato dal mondo spirituale cosa significa significa che tante volte in quello che è un percorso ad esempio di medianità ehm, la medianità nel, nel modo più, più forte ti testa sull'affidarsi quindi Spiritualmente, quanto ti affidi all'oltre, quanto sei, come dire, quanto ti lasci guidare dall'oltre, Quando ti lasci guidare, quanto ti concedi. Ecco, l'affidarsi è molto legato a quello che è un percorso, ad esempio, di medialità. Ti reggo, Giussi, ciao. Io sono tornato oggi da Roma, domenica in San Pietro, eravamo in, in 40.000, c'era una bellissima atmosfera, ho sentito tanta serenità e pace, è stato bello appunto affidarsi a quell'atmosfera, assolutamente, sì, 40.000 persone che trasmettevano energie stupende, positive, è veramente molto bello quello che hai scritto Giusy, è affidarsi e, come dire dedicarsi a, a, a quello che è un'energia, ma soprattutto anche a quello che è, un mondo, che è il mondo spirituale, appunto come dicevo prima, su un percorso, ma come funziona? E allora il mondo spirituale ti testa sulla fiducia, cioè quanta fiducia hai nel mondo spirituale quando vieni a comunicare, quanta fiducia eh, hai nei confronti della, diciamo, della medianità, che non è fede, attenzione, è proprio fiducia, è una cosa un po' diversa. E poi il mondo spirituale inizia a a testarti finché non si arriva ad affidarsi completamente a loro. Quando si arriva all'affidamento al mondo spirituale, in realtà si vanno a rompere determinate barriere perché in quel momento non abbiamo più la necessità di guadagnarci la fiducia di qualcuno o nell'avere fiducia di qualcuno, perché in realtà proprio diventa un affidamento a un qualcosa che è completamente al di fuori. Quindi il concedersi completamente al mondo spirituale, il lasciarsi guidare dal mondo spirituale. E diventa veramente eh, un test, ecco, in tutto questo perché, eh, come dire, il concedersi completamente, lasciarsi guidare. Adesso leggo Giovanna la tua domanda, sta eh, come dire, c'è anche sulle varie tipologie di medianità, quando pensiamo ad esempio a una medianità di tipo fisico, quindi di conseguenza eh, medianità fisica, eh, lì ci si concede anche fisicamente, quindi è qualcosa che va oltre. Oltre al fatto di concedersi a livello di energia, quindi sappiamo tutti che le fenomenologie medianiche della medianità fisica non sono fatte totalmente dagli spiriti, nel senso che gli spiriti utilizzano quello che è, eh, veniva chiamato all'epoca da Allan Kardec il fluido, spiritico, ma in realtà si parla di energia, quindi utilizzano anche l'energia del medium che può essere utilizzata per fare quegli effetti, ecco, quella determinata, eh, quella de determinata tipologia di effetti. Per quanto riguarda invece la medianità mentale, il concedersi e lasciarsi guidare, perché quando un'anima viene a comunicare ci si lascia guidare su tutto ciò che riguarda le percezioni. Ecco, quindi è proprio un lasciarsi trasportare, un affidarsi completamente. Adesso vengo a leggere le vostre domande. Allora, torniamo un po' indietro. Giovanna dice, la metafonia è affidabile? Beh, eh, oddio, dipende sempre, Giovanna, da come viene fatta. Eh, come metodo di comunicazione, ti dico sì, eh, fa parte della transcomunicazione strumentale, quindi viene utilizzato uno strumento per effettuare metafonia. Non importa essere medium quando si fa metafonia, quindi non importa che ci sia qualcuno con doti medianiche. Tanto è vero che può accadere lo stesso anche benissimo durante una semplice registrazione fatta con il cellulare. Il senso è Proprio l'intento e il chiedere al mondo spirituale che si manifesta attraverso la metafonia. Comunque sì, è uno strumento affidabile, assolutamente. Ci sono varie tipologie di metafonia, sono fatti in modi diversi. C'è chi eh, registra semplicemente il silenzio, chi invece registra un rumore bianco, c'è chi invece utilizza il rumore, ad esempio, non so, dell'acqua quindi di un elemento, chi registra solamente fuori casa. La metafonia è veramente: eh, come dire. Diversa eh, nella fattispecie, ma eh, come dire, è stata anche testata tante volte. C'è chi utilizza le radio, ad esempio, chi utilizza radio eh, di altre lingue proprio per evitare che ci siano interferenze, quindi magari si possa ehm, come dire, decifrare una parola in italiano, ovviamente in una radio italiana. Quindi cioè, ci sono veramente tante, tante diversità ecco, di, di metafonia e tanti differenti modi per riuscire a farla, però comunque sì, è uno strumento ovviamente affidabile. Tiziana, ciao! Vorrei farti una domanda: parlando di medianità, di messaggi dall'oltre, ti affidi, ma come fai a non temere che vi possono essere entità di bassa frequenza? Allora, Tiziano, lì entrano in gioco delle dinamiche. Questa è una cosa che, che spiego molto spesso, eh, ma perché effettivamente è così, ecco. Allora, solitamente eh, quando entra in gioco un'entità eh, come dire burlona, ecco, scherzosa, se così la vogliamo chiamare, eh, si percepisce che c'è qualcosa che mh, ovviamente non, non torna. Ecco. Ehm, può succedere durante un contatto? Sì, oddio, può succedere, è molto difficile, però può succedere. E questo com'è com che se se ne accorge? Perché semplicemente non, non si arriva ecco, a, a quello che è il messaggio di per sé e inizia a fare dei giri strani, quindi si vanno a percepire cose strane e non si capisce dove voglio andare a parlare. Però ecco, mh, diciamo che tendenzialmente la modalità è sempre quella. Tieni presente che è un po' come se noi fungessimo da radio, ok? Quindi quando si parla di frequenza si parla di radio. Sappiamo che in un contatto dobbiamo porci noi ad una frequenza molto più alta per riuscire a comunicare con chi è nell'oltre e dall'oltre devono, devono abbassarsi per riuscire ad arrivare alla nostra vibrazione. Ecco, è un incontro tra due mondi, no? Sono due mondi che si trovano e sono due mondi che fra di loro iniziano ad interagire e quindi proprio quando inizia questa interazione inizia veramente la comunicazione da quel momento sappiamo che dal momento in cui noi ci assiamo di vibrazione non è più possibile che noi riusciamo ad andare a percepire un qualcosa di basso quindi un qualcosa di più, ehm, come dire, di più lontano ecco, rispetto, rispetto a quello che noi in realtà vogliamo andare ad interagire poi comunque, come dire, durante un contatto tutto ciò che riguarda, ad esempio, le evidenze, tutto ciò che ci porta quello che è il messaggio, l'emozione con la quale l'entità arriva per venire a comunicare, fa tanto la differenza. Anche il quanto noi, noi stessi, eh, siamo predisposti, quindi quanto, mh, in che modalità facciamo medianità. Ecco, quella fa veramente la differenza. Ciao Daniela, ciao Mariangela, eccoci Gabriella, credo di essere stata testata prima di Natale in un modo un po' traumatico, adesso infatti volevo arrivare proprio alla parte del trauma, perché è proprio quello che, eh, di cui vorrei parlare, ma dopo questa esperienza è come se avessi cominciato ad essere più fiduciosa nel mio rapporto con l'oltre, assolutamente sì, assolutamente sì, è proprio di questo di cui volevo andare a parlare Gabriella, perché effettivamente la, la fiducia... E l'avere fiducia nel mondo spirituale, l'affidarsi al mondo spirituale in realtà più che avere fiducia nel mondo spirituale, quindi il passaggio successivo si conquista dopo un po' di traumi, eh, in un certo senso. E, mh, quante volte abbiamo perso fiducia nei confronti di una persona, quindi nel nostro quotidiano. Eh, quante volte abbiamo perso fiducia nei confronti di una persona, questa è la mia domanda, vi volevo leggere questa bellissima ehm, scusatemi ma l'ho salvata nel cellulare non sono riuscito a stamparla eh, questa bellissima mh, chiamiamola mh, un piccolo racconto, ecco una piccola, una piccola cosa, ecco. eh, però parla della fiducia ed è molto carina, e dice c'era una volta il fuoco, l'acqua e la fiducia entrarono insieme dentro una foresta e il fuoco disse se dovessi perdermi cercate il fumo perché dove c'è fumo c'è fuoco l'acqua disse se dovessi perdermi cercate l'umidità perché dove c'è umidità c'è acqua allora la fiducia disse se io dovessi perdermi non cercatemi perché una volta persa non mi trovereste più ecco è bellissima questa, questa piccola come dire, favoletta, ecco chiamiamola così, ma è, è molto bella perché parla della fiducia: quindi, eh, avere fiducia in qualcuno e perdere questa fiducia ci porta poi a non averla più, quindi proprio a non nutrirla più nei confronti di questo qualcuno. Ma affidarsi, quindi concedersi completamente, quindi esula dal discorso fiducia, proprio concedersi completamente, quindi lasciarsi guidare da qualcuno, è chiaro che bisogna avere una base di fiducia dietro, ma in questo caso non è neanche fiducia, se possiamo dire, ma è proprio un affidarsi, è proprio un qualcosa di diverso, un qualcosa di totalmente trasformato rispetto a una mera fiducia, quindi è una cosa proprio, eh, proprio diversa. Allora, leggo un attimo le vostre, eh, i vostri commenti e poi andiamo avanti con il discorso. Giovanna, ho letto che in uno studio in Francia le persone che avevano fatto salute spiritica andavano incontro a gravi disagi psichici Dio, no, <ride> quello Giovanna ti posso dire di no eh, Gravi disagi psichici no, eh, dipende sempre da come si fa la medianità è proprio un, un fattore di, di capire come viene fatta la medianità eh, forse una volta, ma neanche, c'era cioè, la medianità ma le persone che facevano medianità erano diverse avevano proprio un'altra, eh, completamente un'altra ottica, un'altra modalità, un'altra vita, e quindi di conseguenza ti dicono, Giussi, al di là della fede si può essere più o meno credenti? Assolutamente sì, la fede, sappiamo che, come dice Mahatma Gandhi, eh, ogni religione è, sono delle bellissime foglie che però fanno sempre riferimento a un unico tronco. Quindi è, un, è veramente un, un messaggio molto bello, ma ti fa capire ecco quanto, eh, quanto c'entra il discorso di fede ecco, rispetto a quello che può essere un discorso di religione. Luigia, ma quando si va da un medium, arriva sempre la persona con cui vogliamo comunicare? No, Luigia, assolutamente no, non siamo un telefono senza fili, quindi purtroppo non possiamo comunicare con chi vogliamo. Sarebbe bellissimo questo, sarebbe veramente bello, però purtroppo non è possibile. Arriva chi è più adatto a darti un messaggio per quel momento e per quello che stai attraversando come, come vita, ovviamente. Però no, non arriva la persona che una persona vuole, ecco è, come dire, è abbastanza utopico, anche se spesso può accadere, ecco. Però non sempre, ecco sono sincero. Mariangela, chiedo sempre evidenze perché devo avere più fiducia in quello che sento, la scrittura è il mezzo che ora sento di più. Giusto, Mariangela, il discorso di chiedere sempre evidenze perché devi avere fiducia, ma non basare la tua fiducia solo sulle evidenze. Eh, quello che mi sento di dirti è basare la tua fiducia sul cuore e sul mondo spirituale, le evidenze arrivano da sole. Eh, la fiducia non si conquista solo con delle evidenze, ma arriva proprio dall'interno di noi, dal cuore, quindi da quanto noi ci affidiamo al mondo spirituale più che sulla fiducia di per sé. Dopo, poi approfondisco il discorso fiducia, quindi vado avanti con il discorso e vi faccio capire meglio un po' tutta l'integrazione ecco, su quello che è il senso. Tiziana, uno dei maggiori boicottaggi è proprio il pensare che i messaggi medianici siano provenienti dal mondo inferiore, è difficile ve vedere il mondo dei defunti come se fossero tutti solo nel mondo superiore. Ebbene assolutamente, è un po' Tiziana come quando camminiamo, ehm, come quando camminiamo per strada, no? la stessa identica cosa, sappiamo che ovviamente esistono esseri umani buoni e esseri umani un po' meno buoni, ecco. Quindi come, come dice una, una mia carissima amica, che saluto tanto, Mimi, che non è purtroppo eh, in diretta questa sera perché si trova in Nepal, lei dice sempre se uno muore ladro, chiaramente non, non la sua anima non può non essere che ladra. Quindi è eh, chiaro che c'è un'evoluzione, cioè nel senso la coscienza poi si espande e via discorrendo. Però c'è un grado di evoluzione no? un po' per tutte le cose, quindi è normale che sia così. Marica, ciao Marica. Io da piccola... Ho più volte visto delle presenze, non mi hanno mai parlato, sono se non una volta una donna mi ha aggredito una notte a letto. La paura mi ha chiuso, non ho più avuto contatti se non una volta la percezione uditiva della presenza di qualcuno. Come superare la paura? Allora, Marika, la paura è, è un qualcosa che blocca, ok? È un qualcosa che eh, ti posso dire, per quella che è stata la mia esperienza, non si supera. Eh, se non attraverso quella che è la conoscenza. Quindi si smette di avere paura solitamente quando si conosce, eh, quando si conosce e quando si sperimenta di persona. Adesso, quello che ti è successo nello specifico, ci credo che sia stato molto traumatico, adesso tu mi parli mi hai aggredita, quindi non riesco a capire come, ok? Cioè la modalità, perché tante volte può succedere che, eh, ad esempio, dall'oltre si avvicini, no? quindi a noi, a come dire, ci prendiamo spavento, ehm, a volte ci scuotono per destarci, quindi dipende proprio da come è stato fatto questa aggressione che dici tu, però ecco, ehm, per cessare la paura, la conoscenza è quella che porta sicuramente a un'evoluzione di, di questa paura. Dico evoluzione di questa paura, perché la paura non si cancella, cioè quello che è stato il trauma non si cancella. Um, praticamente mi si è buttato addosso scuotendomi ok ok sì è un po' infatti ti dicevo scuotendomi avevo preso <ride> il senso ok si è buttato addosso scuotendoti quindi di conseguenza hai sentito questo eh, questo colpo colpo e contraccolpo perché alla fine è una scossa quindi di conseguenza sì ci può stare e appunto Provando, testandoti, Marica, è l'unica soluzione per riuscire a, come dire, a trasformare questa paura. qua. Trasformarla perché, appunto, come ti dicevo, la paura di base rimane: è una cicatrice, è impossibile eliminarla. È Impossibile eliminarla perché fa parte del nostro vissuto. È, faccio un esempio. Quando io da piccolo ho sentito la voce di mia nonna, ho passato molta paura, mi ha spaventato. Se io oggi dovessi sentire, eh, ovviamente nella modalità con la quale ho il ricordo da piccolino di aver sentito mia nonna, un'altra voce che mi chiama, cosa che mi è successo tra parentesi, però nutrirei sempre sulla base un senso di paura, ecco. non, non sarei eh, esente dal non averla, anche se faccio medianità. Ma perché ti succede in un momento in cui tu non ti immagini, quindi non sei in aspettativa. Non è che in quel momento sto facendo un contatto, e, e, e quindi è chiaro che quando ti succede, questa cosa ti scuote, questa cosa ti, dà, ti, ti fa paura perché non te l'aspettavi, perché è qualcosa di inaspettato. Quindi più di per sé della paura, è chiaro che da piccolini poi i traumi rimangono molto di più, quindi di conseguenza bisogna veramente, eh, come dire, abbandonare quel senso e quel ricordo e cercare di muoverci in un altro contesto, in un'altra modalità. Però, ad esempio, tante volte durante i contatti vengono a comunicare anche a livello mentale, ma quindi anche a livello uditivo, e non ho più paura. Quindi quella paura lì non c'è più, sto facendo un contatto, sono pronto, è chiaro che se loro mi vengono a parlare in quel momento io sono predisposto ad ascoltare, ma se la cosa ovviamente mi succedesse in un momento molto tranquillo è chiaro che un po' mi come dire, mi scuote un attimino. Ho sentito chiamarmi per nome ultimamente proprio durante la fase di diciamo mentre mi stavo addormentando, però ero ancora sveglio, ero ancora vigile, ho sentito chiaro all'orecchio destro che era contro il cuscino, quindi era impossibile, come dire, in un certo senso c'era qualcosa che si stava confondendo, quindi è arrivato questo, eh, mi sono sentito chiamare, ma tutto molto normale, ecco, cioè nel senso non ho più avuto quella paura, ecco, quel senso di paura lì. È chiaro che la conoscenza comunque aiuta, la conoscenza e la pratica, soprattutto il, il testare, il testarsi e il capire come si percepisce, perché anche lì da bambini abbiamo una modalità di percezione completamente diversa rispetto ad adulti, quindi dobbiamo cercare di lavorare a ritroso per andare a riprendere un pochino la nostra vecchia modalità di percezione e su quella modalità lì cercare di capire come funziona. In questo modo, se noi capiamo come funziona e se noi riusciamo a percepire, ci lavoriamo per percepire quello che è il discorso del mondo spirituale, quindi comunque di un avvicinamento da parte del mondo spirituale, possiamo prevenire. Ecco. Spero di essere stato chiaro, Marica. Ok, allora, ciao Alina, ciao, buon anno, buon anno anche a te. Selene, ciao. Mariangela, quando si scrive può capitare... Eh, dopo di non ricordare alcune cose perché arrivano così in fretta e non ricordi io sto registrando su consiglio per poi ascoltarmi dopo allora sì c'è anche la modalità della registrazione quindi della voce senza ehm, in realtà eh, andare su, eh, sul discorso della, della scrittura dipende ovviamente perché in quel momento la canalizzazione si tratta di scrittura non automatica quindi stato di trans ma una scrittura ispirata, quindi di conseguenza si scrive in fretta, ma perché ciò che arriva, arriva mentalmente, quindi arriva molto forte. Giusto registrarsi, e, si può anche lavorare sulla velocità, quindi sulla parte di scrittura si può lavorare anche sulla velocità, su quella ispirata, su quella automatica no, perché ovviamente sei in trance, quindi lì parte la penna, si tratta di medianità fisica ed è completamente ovviamente diversa, perché il braccio è proprio utilizzato dall'entità per, a farti scrivere, quindi è proprio una cosa completamente diversa. Ivana, ciao, la mia nipotina non ha paura, senti il nonno e a volte lo vede, ma io le ho insegnato a non averla. Grandissima, Ivana, sei veramente speciale, è veramente molto, molto, mo, molto bello quello che hai scritto. E tante volte succede, eh? lo dico perché anche mia nonna lo faceva molto spesso, ero in camera sua e andavamo a letto, io dormivo con mia nonna, mio nonno era già nell'oltre, si spostava la tenda. E si spostava la tenda, lei guardava e diceva: Ah, guarda, che c'è il nonno che ci è venuto a salutare. Io lo salutavo, quindi per me era una cosa normale. Ecco, eh, però è veramente molto bella questa cosa. Grazie, Ivana. Michela, tempo fa vedevo molte persone incappucciate di scuro nel mio giardino, poi le vedevo in un argine di un fiume che salivano verso il cielo. De... Debole, ok, De devo preoccuparmi visto che erano vestite di scuro, grazie. No, Michela, assolutamente no, può succedere. Come anche noi, anch'io sono vestito di nero, però non preoccuparti di me, cioè, nel senso che è proprio una questione di tipo diverso. Eh, sai, il come si presentano a noi è, è un qualcosa di molto legato a come, mh, a come loro vogliono farsi ricordare, ecco il fatto di essere vestiti di scuro. Il cappuccio a volte può anche essere, eh, come dire. Una non completezza di quello che è il corpo astrale, quindi il corpo astrale sappiamo che è praticamente informe in un certo senso, si sì, assomiglia vagamente al nostro corpo fisico, ma molto vagamente. Quindi, quando c'è una materializzazione da parte di una figura, perché adesso io non so Michela se tu l'abbia visto con, eh, tramite visualizzazione oppure l'abbia visto consapevolmente, quindi con gli occhi fisici. Eh, nel caso in cui tu l'abbia visto con i corpi fisici si tratta di una condensazione del corpo astrale, quindi di conseguenza le forme possono essere diversificate perché è chiaro, si, si fanno vedere con gli occhi fisici, quindi c'è proprio una differenza fondamentale ecco, rispetto a quello, che, a quello che hai visto. Eh, però no, non preoccuparti, assolutamente no, solo perché sono vestiti di scuro, assolutamente no, non preoccuparti. Ecco, cerco di concludere un attimo il discorso sulla fiducia, quindi vi dicevo... Affidarsi al mondo spirituale, il mondo spirituale ci testa sulla fiducia finché noi non arriviamo a affidarci a, a loro. Ecco, ecco sull'affidamento, eh, l'affidamento fa parte sia della medianità fisica che della medianità, medianità mentale. Sappiamo che sulla fisica significa concedersi e quindi eh, concedersi anche fisicamente, quindi utilizzare. Eh, tutto il proprio corpo dire utilizzatemi come strumento perché in quel momento ovviamente ci si concede a quello che è il mondo spirituale quindi ci si affida al mondo spirituale mentre sulla medianità mentale ci si affida comunque al mondo spirituale però un po' più lasciandoci guidare su quelli che è il messaggio, quelle che sono le sensazioni, ciò che avvertiamo, quelle che sono le nostre percezioni rispetto a quello che loro ci stanno comunicando ecco ma qual è ecco una volta chiuso il discorso fiducia eh, il senso una volta che io prima ho detto che il mondo spirituale ci testa sulla fiducia, quindi ci testa e cerca di testare quanto noi ci affidiamo, ci fidiamo di loro, quindi quanta fiducia abbiamo in loro. Tante volte, però, succede che è proprio il contrario: cioè nel senso che eh, mh, alcune e ce ne accorgiamo purtroppo dopo: pensiamo che possano essere delle prove, ok? Eh, sono dei veri e propri test, ok? Eh, è molto difficile perché il discorso è che il perdere fiducia quando noi perdiamo la fiducia nei confronti di una persona ovviamente eh, non c'è più l'abbiamo letto prima nella favoletta non c'è più la fiducia nei confronti di quella persona quindi eh, è un po' come se andiamo a perdere quel legame che ci unisce ecco ma il mondo spirituale ci testa sulla fiducia con loro o ci testa sulla fiducia in noi stessi perché faccio questa domanda perché in realtà c'è una diversità Abissale, ma c'è un senso. E, quando ci ritroviamo a perdere la fiducia nei confronti di una persona, poniamoci sempre la domanda di quanto ci stavamo fidando di noi in quel momento, perché? Perché tante volte la fiducia la perdiamo perché andiamo a creare delle aspettative. Ecco, abbiamo già parlato di aspettative tempo fa, in alcune dirette fa, però eh, ci tengo proprio a distinguere questo perché eh, la. Anche la perdita di fiducia nei confronti del mondo spirituale, in realtà, è un test che ci fa andare oltre a quello che è un concetto di dualità. Eh, la dualità eh, tra il perdere fiducia e l'avere fiducia nei confronti di qualcuno fa proprio in realtà l'affidarsi. Quindi, se noi cerchiamo di chiudere questa dualità, quindi di sgretolarla, di andare oltre, e pensiamo che la perdita di fiducia nei confronti di quello che è. Eh, può essere, non so, il mondo spirituale o per 10.000 motivi per tutto ciò che può accadere nel nostro percorso spirituale, in realtà sia solamente una prova che in quel momento stiamo affrontando e che di conseguenza abbiamo la possibilità di poter scegliere come affrontarla e come viverla, che cosa capire in questa prova qua. Beh, vi posso assicurare che subito tutta questa perdita di fiducia in realtà si trasforma in completo affidamento al mondo spirituale perché vi dico questo? Perché il gioco della dualità ci fa capire, ci fa vedere o il bianco o il nero, quindi non ci fa vedere le sfumature, non ci fa vedere i contrasti. Ma cosa succede se io inverto e mi chiedo se in realtà la fiducia la sto perdendo nei confronti del mondo spirituale o in me stesso? Inizio a capire che in realtà la fiducia la stavo perdendo in me stesso. Ecco, il perdere fiducia in se stessi significa sostanzialmente non andare più a puntare il dito contro di sé, ma significa girare, ecco, il dito nei confronti di qualcuno di esterno. Ecco, in questo modo cosa succede? Che l'energia scorre in un'altra modalità, scorre proprio in un'altra tipologia di come dire, di, di giro, ecco, di, di giro energetico. E quindi andiamo di più nei confronti di quello che è un qualcosa di esterno. Sappiamo che tante volte la domanda ce la dobbiamo invece porre interiormente. Quindi ecco, quello che vi invito a fare, se per caso vi dovesse capitare di trovarvi in una situazione di questa tipologia, è proprio di farvi la domanda opposta, è il quanto io mi sto fidando di me. Perché se io mi sto fidando troppo di me, non mi sto più affidando al mondo spirituale. Ci sono proprio delle diversità nelle dinamiche, ma proprio in, in termini proprio di. Mh, di sfumature che però sono veramente sostanziali, perché se io fido, mi fido troppo di me stesso, in automatico non sto più, non mi sto più affidando al mondo spirituale, perché in quel momento la fiducia la sto ponendo in me giusto fidarsi di se stessi? Sì, ma fino a un certo punto, perché in realtà, in realtà eh, se noi ci affidiamo, quindi ci cediamo, ci lasciamo guidare da quello che è il mondo spirituale, ma ci concediamo completamente a loro. Tutto ciò che riguarda, e qua ritorno al discorso che facevamo prima, con ehm, aspetta che vado a riprendere il nome con Mariangela quando diceva del discorso dell'evidenza, è proprio questo che io sto intendendo, Mariangela, giusto per ricollegare un attimo i due argomenti. È proprio questo: se io mi fido troppo di me stesso, cioè nel senso, una volta che io ho eh, come dire la la prova in mano, ecco, in un certo senso mi fido di quella prova lì, quindi di conseguenza sono concentrato però su me stesso e dico, ok, funziono bene, in realtà non sono io che sto funzionando, ma il mondo spirituale. Ecco, il mondo spirituale da questo punto di vista ci testa tante volte, quindi proprio perché è, è, diventa necessario l'affidarsi completamente a loro. Iniziano questo genere di prove. Ed è importante che su queste prove eh, cercare di capire che cambia veramente la modalità, ma cambia veramente... Ciò che ehm, stiamo perdendo per strada e dobbiamo cercare di, di riprendere. Ecco, è chiaro che il mondo spirituale, dal momento in cui qualcuno affronta un percorso spirituale, dà sempre piena fiducia, ma il mondo spirituale ovviamente, così come te la dà, così te la prende. Quindi, di conseguenza, è un po' come e sono persone, eh, quindi di conseguenza eh, funzioniamo allo stesso identico modo. Perché è importante l'etica? Perché è importante il percorso spirituale? Perché è importante, come dire, entrare in queste, dinamico, in queste dinamiche qua eh, che affrontiamo in queste tematiche? Proprio perché diventa necessario capire come funziona, ma soprattutto capire anche che la medianità è un dono, come ho detto molto spesso, che il più delle volte, eh, se qualcosa non va all'interno di, di quello che è il nostro percorso, ci viene tolto, ecco. Quindi l'affidarsi completamente al mondo spirituale è questo. Con questo non significa appunto non avere fiducia in se stessi, ma significa in realtà non porre l'attenzione a quella fiducia lì. Quindi non porre l'attenzione a se stessi, ma porre l'attenzione completamente a quello che è il mondo spirituale, completamente in affidamento. Quindi lasciarsi veramente guidare da loro, quindi fare in modo che eh, veramente ci utilizzino come strumenti. Dopo ritorniamo un attimo e concludiamo il discorso. Intanto leggo tutti i vostri... Milioni di commenti sono felicissimo, questa sera siete attivissimi. Allora, Marica, grazie a te. Figurati, Michela, grazie. Con i corpi fisici stavo guidando. Me ne, ha, me ne hanno detto di tutti i colori e mi sono spaventata Non riuscivo più a fidarmi delle mie sensazioni. Di quello che vedevo, grazie. Stavi guidando, te ne hanno detto di tutti i colori e ti sei spaventato. Ok, quindi stavi guidando, li hai visti, ma li hai visti in macchina? Cioè, non riesco a capire dove, in che modalità e in quale tipologia. Quindi te ne hanno dette di tutti i colori. Non riuscivi più a fidarti delle tue sensazioni. Ok. In quel momento, Michela, chiudi. Chiudi i punti. Perché se non ti fidi delle tue sensazioni, non diventa necessario andare oltre. Chiudi completamente. Marico. ho visto un film. Ok, non so l'art. Tu l'hai visto? Se sì, sì, quanto è vicino alla realtà dell'aldilà e delle sue leggi? Allora, non Solar Marica, sì, l'ho visto, ho avuto la possibilità di vederlo, anche di leggere il, il libro, dal quale poi dopo hanno fatto il film, ovviamente. E, ti dico, molto bello, molto vicino a quello che è, come dire, il funzionamento dell'Oltre, ecco, ehm, chiaramente un po' costruito, ehm, però c'è molta similitudine, c'è molta similitudine, ecco, in, quello che, in quello che viene fatto vedere rispetto... Eh, rispetto a quello che è la, la verità dell'oltre, è chiaro che come dire, facciamo un po' fatica a comprendere le dinamiche dell'oltre finché siamo in un corpo fisico, facciamo un po' fatica anche se ce lo venissero a raccontare dall'oltre stesso. Perché tante volte, sai, eh, in alcune comunicazioni della scrittura automatica a me a volte hanno detto che i luoghi dell'oltre vengono costruiti mano a mano che ve ne è necessità e sono costruiti dalla luce stessa. Quindi è un qualcosa di continuamente nuovo, quindi qualcosa che si trasforma, perciò di conseguenza mh, diventa complicato per noi capire e comprendere più che altro determinate dinamiche che invece accadono solamente nell'oltre. Ecco. Selene, io percepisco mio padre, io lo sento all'orecchio però non avendo mai fatto pratica non riesco a decifrare bene, è come se sentisse una televisione accesa da lontano e cerco di captare, l'ho pure visto tre secondi ma avendo paura sono scappata, anche altre persone sono arrivate ma ho rifiutato, mi sentivo male come se mi togliesse l'energia in contatto diverso da mio padre. Sono acerba di tutto questo, non pensavo che mi succedesse, sono una ragazza un po' fifona, no? Ma tranquilla, non è questione di essere fifona. È questione che entrando, sai, è un po' quello che dicevo prima Marica, entrando su certe dinamiche di quelle che possono essere, eh, di quelle che può essere la medianità, quindi hai una forte predisposizione alla medianità in questo caso, se ti succede così tanto spesso, da appurare ovviamente, da testare, se ne hai... Voglia e, e possibilità, però diventa, diventa bello riuscire a testare questo. Tieni presente che in un contatto non ti tolgono energia, cioè, nel senso, sfrutti la tua energia psichica per riuscire a comunicare con loro, quindi non viene prelevata. Ecco è un'energia chiaramente di qualcun altro è un po' come se ti venisse a trovare non so, una tua amica di vecchia data con uh, un'altra persona magari che non conosci è chiaro che con la sua energia della tua amica che già percepisci che già hai percepito, che già conosci hai come dire un'affinità una di tipo diverso invece con l'energia nuova chiaramente eh, qualche domanda te la fai no? è un estraneo comunque che ti entra in casa quindi eh, ti dà un po' quella sensazione ecco è un po' come se ti venisse a trovare una persona della quale non conosci niente che comunque ti vuole raccontare di se stesso e quindi la stessa sensazione per me è bellissimo <ride> cioè è veramente infatti la mia casa è una casa è un porto di mare però è normale che sia così non solare il film esatto Ivana. sì 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 volevo scrivere non solare Mariangela, non mi fido ancora di me aspetto ancora che loro mi aiutino aiutino se mio se sentire sono loro che mi danno fiducia non io eh, sì, sì, no, giustamente loro ti danno pienamente fiducia, ma che tu devi darla loro, Mariangela. c'è cioè proprio il um, ok, tu non ti fidi ancora di te, eh, stai aspettando ancora che loro ti aiutino. Eh, sul tuo sentire, sono loro che ti danno fiducia, non io. Eh, sì, beh, assolutamente. Il discorso della fiducia. Io credo in loro, sono io che faccio fatica a credere in me. Eh, Guarda, il credere in te è, è una domanda che via via, in quello che è un percorso, poi non avrà più necessità di essere, quindi sarà proprio completamente trasformata. Eh, te lo dico perché mh, non, cioè, poco importa avere mh, fiducia, ecco, per quanto riguarda il discorso di medianità, ad esempio avere fiducia in se stessi, perché diventa molto importante invece il contrario, quindi l'affidarsi a quello che è il mondo spirituale, cambia completamente. Selene, hai ragione, mi sono fidato non subito al mondo spirituale, solo dopo che avessero ragione, ho ascoltato e avevano ragione. <ride> ok? Eh, Anto, starei ascoltando per ore, è tutto una richiesta. Grazie mille, Anto, sei veramente gentilissima. Maria, grazie. Condivido, non ci sarà mai completamente dovuto comprendere come siano le leggi dell'oltre, credo che finirebbe la nostra dovuta evoluzione qui nella materia. Ma assolutamente sì, è chiaro che in quel momento, come dire, perderemo ogni nostra capacità di, eh, di poterci evolvere, ma soprattutto per andare a percepire dell'oltre, quindi eh, sono proprio dinamiche ecco, di questo tipo. L'evoluzione di per sé, eh, continua e costante, eh, viene fatta, viene fatta qua, ma viene fatta anche nell'oltre, quindi non ci dimentichiamo mai che il nostro percorso di evoluzione della nostra anima, Cambia ovviamente, ma rimane continuo e costante sia nel mondo fisico che nell'oltre. Quindi, ecco, determinate percezioni. Anche di quelli che possono essere i vari livelli dell'oltre, si avranno poi anche nell'oltre, quindi eh, veramente non c'è una, una distinzione, ma c'è proprio una, un capire e un crescere mano a mano che la nostra anima si evolve, la nostra anima cresce attraverso quelle che sono le emozioni, attraverso quelle che sono le incarnazioni, attraverso quelli che sono le, eh, come dire, eh, i compiti che ci vengono dati nell'oltre. Ivana, ho testato perché incredula la chiarudienza più volte, mi succede spesso stando al telefono con qualcuno e nell'orecchio sinistro sento un messaggio per l'interlocutore telefonico bellissimo Ivana, veramente stupendo. Sì, si sì, può succedere a volte, dipende da quanto è sviluppata la chiarudienza, però è, è una dinamica che più volte accade, a volte accade molto spontaneamente, quindi così come ad esempio è successo a te, però tante altre volte chi ha più sviluppato il canale chiarudiente è chiaro che queste cose possono accadere. È molto bello. Sele salve sono qua sono nuova qui ciao benvenuta sto intraprendendo una ricerca mia interiore spero di capire me così poter aiutare le persone che amo e avere con me il mio angelo custode molto bello molto bello sì 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 assolutamente e guarda capire se stessi eh, grazie a te di essere di essere qua capire se stessi vedi è un eh, è il primo passo, quindi il primo passo è proprio quello di, per questo si parla anche ehm, in questo di percorsi spirituali, quindi un po' in generale, in senso lato, anche se poi andiamo a fare riferimento alla, alla medianità. Però ecco, il passaggio nel capire la propria anima aiuta a capire le anime degli altri, assolutamente sì. Luciana, mi domandavo 50 anni fa, le persone avevano questi contatti come molte persone hanno ancora? Beh, 50 anni fa, Luciana, assolutamente sì, ma se anche andiamo indietro nel tempo, hanno sempre avuto, eh, come dire, tanti contatti, eh, ma indistintamente sempre molto di più. Facciamo un passo indietro, ma pensiamo che comunque la medianità eh, già si faceva... All'epoca degli antichi Greci, quindi, ma anche in Egitto, quindi le grandi eh, civiltà, in un certo senso, hanno sempre fatto medianità. Ma se torniamo ancora un po' indietro, prima ancora delle religioni che oggi conosciamo o delle filosofie orientali che conosciamo, che sono le più antiche in assoluto, già gli sciamani facevano medianità. Proviamo a pensare che uno sciamano è fondamentalmente un medium, perché? Perché comunica con gli spiriti. Con quelle, con quelle anime, con quegli spiriti di tutto ciò che esiste, quindi c'è un concetto animista veramente molto molto forte, ma in realtà nasce da là, ecco, quindi c'è proprio tutto un percorso che, che poi è stato fatto, in realtà era molto più, eh, più forte tempo fa, ecco, rispetto, andiamo oltre ovviamente 50 anni fa, però era molto più forte tempo fa rispetto ad adesso. Sai cos'è Luciana? È cambiata proprio la modalità, quindi tempo fa magari se ne parlava di meno, non c'erano questi sistemi di comunicazione come Facebook, non c'era Business of Light che ringrazio sempre per, eh, per ospitarmi nella piattaforma e potermi dare modo di parlare a voi di questi argomenti, però notiamo che sono comunque degli strumenti molto importanti, cioè oggi possiamo conversare, possiamo parlare di questo in una... Totale libertà e soprattutto ritrovandoci tutti e confrontandoci l'uno con l'altro, quindi ci dà la possibilità veramente, eh, non solo di come dire, di parlare di questo e quindi di parlare dei vari contatti che una persona ha, ma soprattutto di condividere e di condividerli eh, fra di noi e di poter crescere su questo, che è un qualcosa di veramente fondamentale. Allora. Parlavo della fiducia nell'oltre, parlavo che è importante affidarsi, parlavo che è importante, come dire, togliere quella componente che ci dice che dobbiamo avere fiducia in noi stessi quando ci approcciamo all'oltre, perché in realtà noi stessi siamo completamente affidati a quello che è il mondo spirituale, quindi la fiducia in noi stessi in quel momento diventa un qualcosa che non serve, ecco, se così vogliamo. Ma qual è l'intento, visto che la volta scorsa abbiamo parlato di intenzione rispetto a quello che può essere la modernità? Beh... Allora, tanti 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 medium parlano che l'intento ovviamente è quello di mettersi a servizio del prossimo, ma oltre al servizio del prossimo è proprio far percepire all'uomo la presenza dell'invisibile. Quindi qualsiasi tipologia di medianità, che essa sia fisica, mentale o via discorrendo, sta proprio nel far percepire a chi viene in un incontro, eh, che può essere un incontro individuale, una seduta medianica un cerchio, chiamiamolo come vogliamo, però... Far percepire all'uomo la presenza dell'invisibile, farlo percepire attraverso che cosa? Attraverso quello che, eh, che hanno da raccontarci dall'oltre, quindi facendogli vivere le emozioni di chi viene a comunicare, cercando di fargli vivere eh, tutto ciò che loro hanno da dare, quindi gli insegnamenti, gli scritti. Diventa proprio questo l'intento principale della medianità, diventa proprio il potersi affidare, concedersi completamente all'oltre per far percepire all'uomo la presenza dell'invisibile. Quindi comunque è un dono d'amore che si fa nei confronti del prossimo. Non dimentichiamolo mai che mettersi a servizio del mondo spirituale vuol dire anche mettersi a servizio delle persone. Perché? Perché diventa necessario e diventa soprattutto molto molto importante, e qua riprendo un concetto che ho fatto all'inizio, ecco, in, in apertura, che um, diventa necessario dare al prossimo. Diventa necessario eh, rivolgere quello che è il proprio dono al prossimo, ma diventa anche necessario eh, soprattutto l'affidarsi al mondo spirituale cercando di dare quello che si ha nei confronti della persona. Quindi il condividere, quello che dicevamo eh, che Bridges of Light ad esempio ci dà la possibilità di fare, questo condividere in continuo di informazioni, di situazioni, eh, significa proprio... Darla al prossimo E quando prima vi facevo gli auguri di buon anno e speravo che ognuno di voi potesse regalare all'altro le proprie emozioni, è proprio questo che intendo: una condivisione continua, ma soprattutto una possibilità di crescere sempre di più, cercando di condividere fra di noi quelle che sono le nostre emozioni. E così vi discorrendo anche con gli sconosciuti. Perché quando ci ritroviamo di fronte a quella che è una persona, non sappiamo che cosa dal mondo spirituale vogliono venire a comunicare, è chiaro che in quel momento. Siamo aperti, siamo completamente affidati a quello che è il mondo spirituale, quindi ci lasciamo guidare completamente da loro. Vado indietro nei commenti. Allora, Elena, ciao. Mi è successo di svegliarmi e di sentire un soffio nell'orecchio, durato dalla mattina alla sera, poi è svanito all'improvviso. Non so che cosa sia stato. Potrebbe essere l'oltre. Allora, un soffio nell'orecchio che è durato dalla mattina alla sera. Ti dico... Una durata di questo tipo mi viene da dirti di no. Eh, le manifestazioni dell'oltre sono sempre molto brevi, ok? quindi è un qualcosa di molto ristretto nel tempo ed è un qualcosa di veramente molto, molto veloce e soprattutto mh, come dire, viene sempre accompagnato da, anche da sensazioni. Se noi notiamo qualsiasi percezione fisica che noi abbiamo, Durante quello che è appunto un avvicinamento dell'otra diventa proprio si trasforma proprio anche in emozione. Abbiamo comunque dentro di noi un'emozione strana, ecco, però difficilmente ecco, durano così tanto tempo. Alvina, ciao, buon anno anche a te, Marica. Si, sì, scusate, ho visto dopo. Ok, si, sì, si sì, abbiamo, cap abbiamo capito ugualmente. Un'altra cosa che mi accade è che quando sono a letto nel pomeriggio a fare un riposino mentre dormo. Inizio a sentire un rumore fortissimo nelle orecchie, come se questo suono venisse da dentro. È una frequenza mista, un fisco fortissimo e velocissimo. La mente è presente, però il corpo è immobile. Pensante vedo la stanza, pesante, ve ok, vedo la stanza attorno, ma gli occhi sono chiusi. In quel momento mi prendo paura e cerco di lottare con, con questa immobilità fisica, una fatica disumana, ok?" Eh, tipo paralisi del sonno, quando riesco a muovermi, il rumore sparisce, succede anche a mia figlia. Sai, dirmi cosa può essere. Allora, tante volte un'associazione di questo tipo vengono. Eh, sì, Ivana, il caso precedente acufene esatto, il caso di, um, di marica non saprei se si tratta poi di acufene, perché in questo caso è un po', eh, è un po diversa perché l'immobilità fisica e comunque la presenza mentale a volte indice anche di quelle che possono essere appunto le paralisi del sonno. Uh, paralisi del sonno che uh, in un certo senso um, sono accompagnate da sensazioni quindi comunque il cervello c'è ma ci sono anche delle sensazioni di immobilità ad esempio del corpo fisico il fischio nell'orecchio uh, può essere collegato all'acufene ma può essere anche collegato all'agitazione che in quel momento c'è perché non si riesce a muovere il corpo fisico quindi um, è duplice ecco mm, non credo che sia tanto una questione di diciamo nel di mondo spirituale in questo caso, ma credo che ci sia più, eh, più un discorso di astrale. Ecco, in quelle che sono le paralisi del sonno, più delle volte le persone, e questa è una cosa che è accaduta anche a me, eh, fanno fatica a prendere possesso del corpo, ma si sentono come se fossero una sfera luminosa all'interno del corpo. C'è chi si vede anche nel frattempo e quindi proprio ci si vede che non si riesce praticamente a prendere la posizione del corpo fisico, ci si vede completamente al di fuori. Sono cose che possono, possono accadere. Teresa, buon anno anche a te. Grazie Ivana per. Eh, sì, credo che il discorso che dicevamo prima, sì, possono essere. ecco, di, di Elena siano cufeni, assolutamente. Ecco, allora direi. viaggio astrale e paralisi del suono, sì, esatto. Ehm, ecco, direi di andare in chiusura di quella che è la nostra serata. Parlavo dell'intento, eh, parlavo della, del discorso della medianità e dell'affidarsi. Parlavo di questo proprio perché la fiducia nell'oltre è qualcosa che, eh, come dire, viene, viene spesso eh, messa in, poco in considerazione. Ci si ferma semplicemente a dire che bisogna affidarsi all'oltre. Sì, ma c'è tutto un lavoro da fare su noi stessi, ed è questo non ne siamo esenti. Quindi, se vogliamo affrontare un percorso spirituale, purtroppo il lavoro su noi stessi lo dobbiamo fare. Ma eh, diventa necessario, come dire, iniziare a nutrire quella che. È un affidamento nei loro confronti, ma un togliere quella che è una fiducia nei nostri confronti personali, perché eh, tutto ciò che passa attraverso quello che è il mondo spirituale, quindi ehm, in realtà eh, tutto ciò che riguarda sia la medianità mentale che la medianità fisica, eh, il medium. Il, in realtà mette a disposizione se stesso, mette a disposizione la propria anima, mette a disposizione quelli che sono i propri strumenti, ma di se stesso non c'è niente. Ecco, quindi diventa, diventa importante affidarsi completamente, ma affidarsi completamente vuol dire annullarsi, vuol dire proprio annullarsi completamente, vuol dire affidarsi, lasciarsi guidare da loro. Ecco, in questo passaggio non c'è solamente un concetto di fiducia, ma c'è proprio un andare oltre. Quindi, quando si dice ho perso la fiducia in me stesso perché magari non sono riuscito ad ottenere un de una determinata situazione, o... e non è in se stessi il discorso. Il discorso sta proprio perché in quel momento abbiamo l'attenzione nei confronti di noi stessi, ma bisogna spostare e diventa necessario spostare l'attenzione nei confronti dell'esterno, quindi affidarsi a quello che è l'oltre e a se stessi, diciamo come dire, non, mh, non dar tanto peso, ecco. Non dare tanto peso perché, eh, perché effettivamente in quel momento sappiamo che dove l'attenzione va l'energia scorre. Quindi, se noi in quel momento stiamo facendo, stiamo provando attenzione nei confronti di noi stessi, è chiaro che in quel momento l'energia è verso di noi. In quel momento faremo fatica anche a percepire quello che è il mondo, mondo dell'oltre. Quindi, eh, ecco, se dovesse capitarvi un qualcosa di questo tipo, ecco, cercate sempre di. Di pensare quanto vi state affidando al mondo spirituale, quindi non quanta fiducia date a voi stessi. Um, fate modo per chi fa medianità sempre di far percepire quello che è il mondo spirituale alle altre persone, proprio perché l'intento principale di quella che è la medianità, quindi l'intento principale di quello che è il percorso è il potersi eh, dedicare agli altri. E il poter lavorare con gli altri è qualcosa di meraviglioso. Allora andiamo avanti a leggere. Elena, no, è durata la mattina alla sera, ma non continua. Ah, ok, eh, non è durata la mattina alla sera, ma non continua. Io sentivo solo nel silenzio e a tratti. Sì, ok, eh, sì, bisognerebbe capire un attimino se la cosa poi è successa solo quella volta, oppure se succede ancora spesso. Potrebbe essere a come diceva comunque Ivana. Alina, tantissimi auguri anche a te, Gae, buonasera a tutti, per quanto riguarda l'orecchio, mentre ascoltavo una vostra diretta ho avuto una sensazione stranissima e velocissima, mi si è tappato e stappato l'orecchio sinistro e immediatamente dopo anche il destro, la sensazione è stata come qualcosa fosse entrato da un orecchio e uscito dall'altro, stranissima questa sensazione, però molto carina, <ride> veramente, ehm, strana. Molto strana, beh, a volte può succedere, eh? magari sono anche sbatti di pressione nostra, quindi di conseguenza danno questa, questa impressione. Eh, ed è una cosa molto, molto normale. Bene, allora, direi che andiamo in chiusura di quella che è la nostra diretta. Abbiamo parlato degli intenti la volta scorsa, abbiamo parlato adesso di fiducia e di affidarsi a quello che è il mondo spirituale. Nelle prossime dirette andremo avanti con quello che è il percorso spirituale. Quindi andremo a toccare tutte quelle tematiche. Che non abbiamo ancora affrontato, che però riguardano quelle che sono le domande che possono sorgere in quello che è un percorso spirituale. Perché questo? Perché diventa importante non tanto prevenire, perché ehm, è, è bello anche trovarsi mh, nei confronti eh, di quello che può essere una domanda, un quesito, un dubbio che magari ci viene, e diventa bello veramente mettersi alla prova e cercare di entrare nel merito di quello che succede, di quello che accade. E, però mano a mano, ecco, passo dopo passo, diventa importante anche riuscire a comprendere che esistono tantissime sfumature eh, di tutto ciò che riguarda quello che è un percorso spirituale. E la medianità non è da meno, perché appunto io la considero appunto il mio percorso spirituale, ma io, come il percorso spirituale anche di tanti altri, ma qualsiasi percorso spirituale voi facciate, ponetevi sempre la domanda di quanto di voi c'è e quanto? Invece del percorso, state vivendo all'interno di voi stessi. Perché su questa domanda, qua c'è in realtà la chiave di risposta di tutto ciò che riguarda l'argomento che abbiamo parlato questa sera. Io vi ringrazio veramente tutti, vi rinnovo di nuovo un buonissimo e carissimo e bellissimo 2023 e ci vediamo presto! Ciao, buona serata!